E siamo pronti per partire. Molto molto bello. Non dimentichiamoci anche un paio di queste. Insostituibile. Bellissimo ragazzi, già si inizia ad intravedere qualcosa. Quindi, cosa fare per imparare il danese? Nel mio caso, io mi trovo bene traducendo dei libri. Io prendo dei testi e li traduco, mi metto lì parola per parola a tradurre. Poi guardo tanta televisione, tanti cartoni animati per i bambini con i sottotitoli, serie TV, film. Un altro passaggio fondamentale è anche quello di sentire tanti podcast, isolarsi dalla lingua italiana e sentire solo la lingua che si vuole parlare. Così la vostra testa entra in un meccanismo per sentire meglio appunto i suoni, per sentire meglio la pronuncia delle varie parole. Vedrete che dopo un po' di tempo che ascolterete sempre serie TV, podcast, film in danese, in inglese, in qualunque altra lingua, le parole, la pronuncia vi entrerà in testa e sarà molto più semplice capire quello che gli altri dicono e sarà molto più semplice studiare la lingua. Ecco, vedete quello che intendevo prima. Io mi sono scaricato questo PDF online, lo copio direttamente qua sui miei appunti, vedete? Questo è in danese e questa è la traduzione in italiano. Niente, ora mi metto qui, continuo il mio studio e noi ci vediamo al prossimo video, sperando che ce ne sia uno.